Amiche e amici di Super J, buon pomeriggio, benvenuti allo stadio Gino Cannarsa di Termoli. Lorenzo Mazzaufo alla voce, coadiuvato da Giancarlo Rapagnà. Per quanto riguarda le riprese, siamo pronti per commentarvi il match valido per il primo turno della Coppa Italia di Serie D. Termoli da una parte, Città di Teramo 1913 dall'altra. Ancora Capitanio che difende la sfera, si va ad Esposito, cerca di entrare in area di rigore, buona la sovrapposizione di Pavone, il cross morbido, colpisce il palo, attenzione, primo brivido su cross per il Termoli. Avanza il difensore biancorosso, Menna per Pavone, va all'interno dell'area di rigore, Pavone con il sinistro, che parata da parte di Palombo, calcio d'angolo. Capitanio, Ferraioli, buono qui il passaggio per Pavone. Poi scruta la situazione, c'è un tocco possibile con la mano, Pavone che si lamenta al 16° del primo tempo. Materiale da Moviola, ma intanto seguiamo l'azione con Piccioni, contrastato da Brugarello. Piccioni cade, attenzione, si rialza ancora Piccioni, la gran parata di Di Giorgio su Piccioni contro Hatzol, chiama il pallone Pavone, attenzione Ture al centro dell'area e c'è l'occasione con Galesio, clamorosa, pallone fuori al 32° minuto. Chiama il pallone Cannavaro, carica il destro Cannavaro, pallone fuori di pochissimo, brividi per Di Giorgio. Attenzione qui a Cannavaro che rischia tantissimo, infatti perde il pallone, Pavone tutto regolare, ancora Pavone, può andare col sinistro, Pavone, palla per Touré, entra all'interno dell'area di rigore, Touré cerca di posizionarsi il pallone su il destro, Nuan! Touré, 1-0 per il Teramo, la sblocca al 45°, Touré. Pallone nella zona di puntoriere che poi quasi trova il gol. Attenzione qui al Teramo con Pavone, Pavone all'interno dell'area di rigore, Pavone l'uscita da parte di Palombo, poi pallone che è ancora buono, la palla poi sbagliata completamente qui da Galesio. Touré prova a girarsi, cerca di partire, attenzione alla sovrapposizione da parte di Pavone, lo vede Touré, Pavone subito con il destro all'interno dell'area di rigore, spreca tutto Esposito, pallone alto, sopra la traversa. Hatzol, ancora Cannavaro, prova a distendersi la squadra molisana, puntoriere, allarga dall'altra parte per Barchi, va con il cross all'interno dell'area di rigore, pallone sulla traversa e poi c'è il gol del Termoli, sta esultando puntoriere, pareggio del Termoli al 10° minuto del secondo tempo. Attenzione a Galesio che è partito in posizione regolare, Galesio, attenzione, pallone che rimane lì, messo in calcio d'angolo. C'è dall'altra parte Pietrantonio, D'Amore con il mancino, la palla dentro e gol, no! Gol annullato, fuori gioco. Pronto Hatzol, va con il destro, altro calcio di rigore, battuto molto bene. Adesso Esposito prende la rincorsa, fischia il direttore di gara, parte Esposito con il destro, la parata di Palombo e finisce qui allo stadio Gino Cannarsa di Termoli. Il Termoli batte il Teramo dopo i calci di rigore, 90 minuti che sono finiti sul risultato di 1-1 e poi il Termoli che ha battuto 4-3 ai calci di rigore il Teramo dopo ben 7 turni.